Bentrovati, allora oggi vi porto una novità. Non sarà la solita lezione di 20-30 minuti, sarà una lezione molto più breve, durerà circa 10-15 minuti al massimo, ma avremo un focus ben preciso. Quindi utilizzate magari le lezioni che avete visto finora per riscaldare un pochino il corpo in generale, ma oggi ci dedichiamo unicamente al vostro addome, che sicuramente dopo le mangiate di Pasqua e di Pasquetta andrà sicuramente rimesso in forma. Prendete con voi un tappeto. Un supporto per la zona lombare, così non vi fate male. Io mi metterò lì in fondo, vi farò l'intera sequenza. Partiremo a pancia in su, cercherò di essere sempre abbastanza descrittiva, però andiamo belli strong, mettiamo una bella musica che ci carica sotto. Io non la metto, ma semplicemente perché altrimenti non mi sentite, ma voi mettetevela perché vi aiuta sicuramente. Vado giù in fondo e cominciamo. Allora, eccoci qui. Siamo pronti con le mani incrociate sotto la testa e i pollici a sostegno del tratto cervicale, gomito nel campo visivo. Ci ricordiamo che i piedi sono paralleli e allineati alle vostre ginocchia, alle vostre anche. Cominciamo a scaldare l'addome, quindi portiamo l'aria lateralmente e posteriormente e cominciamo a salire portando lo sguardo verso il pube. Cerco di mantenere il bacino e la colonna perfettamente neutri. Ritorno con la testa giù, attenzione al ritorno che deve essere importante tanto quanto l'andata. Ricomincio. Quindi espiro, scavo l'addome, sollevo la testa che è sostenuta dalle braccia e porto lo sguardo verso il pube, ritorni giù e ancora espiri e sali, contrai il tuo addome mantenendoti perfettamente neutro, via le spalle dalle orecchie, mantieni le scapole ancorate e torni, dai che ci siamo ancora e sali e ritorni, diamogli un po' di ritmo e su e giù, forza, su. E giù, mantieni bene i piedi in appoggio e controlla che le tue ginocchia siano ben allineate. Forza, ancora per 8 e ancora per 7 e ancora 6 e vai per 5 e 4, vai per 3, ancora 2, ancora 1. Rimani su, mantieni lo sguardo al pube, vai a fare dei piccoli molleggi, vai per 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 2 e 1, riporti la testa giù, risali e ricontinua a molleggiare, vai ancora per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rimani su, ruota le costole di destra verso sinistra, con il tuo sterno illumina il centro della gamba sinistra, torni al centro. Prendi aria espirando, ruoti le costole di sinistra verso destra, rimani e torni al centro, ancora ruoti le costole di destra verso sinistra, il tuo sterno illumina il centro della coscia e ancora dall'altra parte, ruoto, tira dentro l'addome, torni al centro, ancora due, ruoti, tira l'addome e torni e ruoti. Andiamo con un po' più di dinamica, quindi ruoti a destra e sinistra e forza per 8 e 7 e 6 e 5 e 4 e 3 e 2 e 1, torni al centro e lentamente ritorni giù, piano 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 piano. A questo punto fai salire una gamba, scava nell'addome, porta leggermente il pube verso l'ombelico, stacchi anche l'altra gamba. Da qui le tue braccia salgono, le braccia scendono, la testa sale su e ritorni. Forza e sali e torni ancora e sali e torni. Forza, salgo e dai che ce la fai, lo so che sei stanco già, ma ce la puoi fare ancora 5. Ancora 4 e ancora 3, mantieni le clavicole aperte, ancora 2, ancora 1, rimani con la testa su e da qui fai dei piccoli molleggi delle tue braccia, ricorda di mantenere le clavicole aperte, l'addome è scavato, la tua colonna dovrebbe essere completamente poggiata, ti ricordo che il supporto sotto la zona lombare ti aiuta a non sentire fastidi, quindi vai ancora per 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 2 e 1, torni giù con la testa, incroci le mani sotto la testa di nuovo, gomiti nel campo visivo, ancora le scapole, la testa viene su, le gambe si stendono al soffitto e ritorni e ancora fuori l'aria e torno,
Ancora, scavo nell'addome. E torni, forza, vai, scava l'addome, preciso il movimento. E torno, tutta la zona lombare appoggiata, tutta la colonna appoggiata. Vai, ancora 5. E torni. E ancora 4. E torni. E ancora 3. E torni. E 2. E torni. Ultima volta, rimani su. Stai. Rimani in questa posizione, molleggia per 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ritorni un attimo giù, porti un secondo le gambe al petto, un secondo per rilassare la zona lombare e di nuovo incroci le mani sotto la testa, porti la testa sulle gambe, su, punta le dita dei piedi, scende una gamba verso il pavimento, attenzione perché la zona lombare è ancora appoggiata, e ritorni, e l'altra, quindi diventano delle sforbiciate, forza, 8, 7, 6 e 5, 4, allungati, 3 e 2 e 1, porti un attimo le gambe al petto, ti rilassi un secondo, solo un secondo, ritorni su di nuovo. Da qui, gambe di nuovo a tavolino, si stende una gamba in avanti, l'altra gamba rimane piegata e stendi l'altra, quindi scambio e di nuovo scambio, scava l'addome, scambio e scambio e scambio e scambio e scambio, un po' più veloce, 5 e 4 e 3 e 2 e 1, poggi un attimo i piedi giù. Mettiamo insieme due movimenti, quindi associo il movimento delle gambe che sforbiciano, un movimento di torsione del busto, ti faccio vedere. Si stende la gamba destra, hop, ruoto le costole di destra verso sinistra e cambio, e cambio, e cambio, non deve essere grossa la torsione, piccolina, ricordati che viene dalle costole, il bacino è stabile, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e ritorni di nuovo, porti le gambe al petto, fai un bel respiro, rilassa la zona lombare, rilassa un attimo il tuo addome, vengo su, quindi passa sempre su un fianco per sederti, e ti vai a sedere, con gli ischi ben poggiati sul tappetino, quindi recluta bene i tuoi ischi, piedi poggiati paralleli alla stessa larghezza del tuo bacino. All'inizio potremo tenere le mani dietro le cosce. Prendi aria, espirando il tuo addome si scava, il pube viene verso l'ombelico, attenzione a non collassare con la parte alta della colonna vertebrale. Guarda, e scava l'addome. Scava, 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 scava e riarricciati ritornando su lentamente portando le spalle sopra il tuo bacino, lentamente srotola la tua colonna, di nuovo scaldiamo, vai, scavo l'addome, apro bene la colonna vertebrale, mi riarrotondo via le spalle dalle orecchie e ritorni su, lo rifai ancora una volta, mi metto di nuovo di profilo, scavo l'addome, rimango in questa posizione. Stendo le braccia davanti a me, fletto la caviglia destra, stacco il piedino, rimango e da qui faccio dei piccoli molleggi, forza, e 8, e 7, scava l'addome, 6, 5, e 4, e 3, e 2, e 1, poggi il tallone, poggi il piede, fletti la caviglia sinistra, stacchi il piede sinistro, di nuovo molleggia, forza, scava l'addome, 8, e 7, e 6, e 5, 4, e 3, e 2, e 1, lo ripeti, lo facciamo ancora 8 e 8, quindi stacco, vai, 2, 3, 4, e 5, molleggia bene, e l'addome, ancora 2, e 1, poggi il piede, stacchi l'altro, vai, 8, e 7, e 6, e 5, e l'addome, non è la gamba che molleggia, 3, e 2 e 1, ritorni, ti arrotondi di nuovo, scavi l'addome, riporti le spalle sopra il tuo bacino, ti allunghi, ti allunghi, ti allunghi, ti allunghi, proviamo a sfidarci ancora un pezzettino di più, quindi srotola la colonna, porta il pube all'ombelico, fletti la caviglia destra, stacca il piedino, fletti la caviglia sinistra, stacca anche l'altro piedino, rimani in questa posizione, abbiamo il pube verso l'ombelico, scava l'addome, scava l'addome, scava l'addome, rimani, 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 ancora per 5, per 4, scava bene, 3
e 2 e 1, poggi un piede, poggi l'altro, tiri, allunghi, bene, bene, bene. Da qui ora, braccia tese davanti a te, fletti entrambe le caviglie, scava il tuo addome, manda il pube verso l'ombelico, mentre ti arrotondi, stendi le tue gambe, stendile, stendile, stendile. Continua a scavare l'addome, senti che i tuoi talloni stanno spingendo verso la parete davanti, le tue clavicole sono aperte, le scapole sono ancorate. Rimani in questa posizione, continua ad arrotondare la zona lombare e da qui apri le tue braccia verso l'esterno e le riporti parallele. Vai per 8 e torni. E 7, scava l'addome. 6 e 5, 4, 3, 2, 1. Ritorni, tiri, arrotondi per tornare ancora di più, srotoli la colonna. E ti allunghi bene, bene. Direi che il nostro addome è bello caldo a questo punto. Se hai il tappetino, utilizzalo bene per questa posizione in quadrupedia. Se non ce l'hai, hai un asciugamano e hai paura di scivolare, puoi anche tenere le tue manine per terra. Da qui, andiamo quindi in quadrupedia. Polsi sotto le spalle, ginocchia sotto il tuo bacino, respingi il pavimento e nel frattempo allungati. Senti che le tue dita dei piedi sono ben poggiate, ben puntate. Da qui lo facciamo per 4 volte, stacchiamo le ginocchia, rimaniamo in posa per 10 secondi e riportiamo giù le ginocchia. Quindi mantieni le clavicole aperte, prendi aria espirando, stacca, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, poggi di nuovo le ginocchia, ancora stacca, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, torni, ne facciamo ancora uno, vai e stacco per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ritorni, ma facciamolo ancora una volta, forza, respingi il pavimento, stacco le ginocchia per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ritorni. Da qui, mano destra, ginocchio sinistro, crea una diagonale di supporto, si stende la gamba destra, guarda che il tallone sta andando verso il pavimento, manda leggermente il pube verso l'ombelico e allungati continuando a respingere il pavimento, stendi anche l'altra gamba. Quindi andiamo in una plank position, stringi bene i tuoi glutei, continua a scavare l'addome. Da qui i talloni vanno su e giù, su e giù, contrai bene l'addome, su e giù, ancora, su e giù, forza, su e giù, respingi il pavimento, vai, e 8, e 7, e 6, e 5, e 4, e 3, addome contrattissimo, 2, manda bene il pube all'ombelico, 1, e ritorni un secondo giù, ti rilassi un attimo. Un attimo, solo un attimo, che è già finito, ritorni in posizione plank. Quindi da qui stendi una gamba, ricordati della diagonale di supporto, manda leggermente il pube verso l'ombelico, stendi anche l'altra gamba. Da qui c'è un colpo di scena, porto il ginocchio destro verso il petto, hop! Quindi senti bene la mano destra e il piede sinistro che spingono di più. Ritorni, stacchi l'altro, hop, e torno. E stacco e torno e stacco e torno ancora 4 torni e 3 torni e 2 torni 1 andiamo veloci forza 8 7 6 5 4 3 2 1 e ritorni giù e ti rilassi un attimo. Questo lo dobbiamo ripetere un'altra volta. Ricordati che la spinta delle mani nel pavimento è fondamentale e ricordati che quando la gamba viene verso di te è come se fosse richiamata dall'addome, quindi forza, forza questi addomi. Da qui ho tolto l'asciugamano perché mi fa scivolare. Da qui stendi la gamba destra di nuovo, manda sempre il pube verso l'ombelico, stendi anche l'altra gamba. Rimani un attimo in plank, allungati e andiamo direttamente veloci, 10 volte stacco e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ne facciamo ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop, ce l'abbiamo fatta ragazzi, abbiamo fatto
un po' più di 10 minuti di addome veramente strong. Quindi ricordatevi che potete riscaldarvi prima con gli allenamenti che avete visto sinora. Io vi mando un bacio, ci vediamo alla prossima!